cos'è? È trasparente! Sarà acqua! Giusto quel che mi serviva! Acqua fresca! Intanto è solo acqua, se la bevo non succede niente. Ma sì, dai, me la bevo. È acqua. Basta, mi sto stufando e anche preoccupando. Qui davanti a me, qui? Sì. Ma c'è il vuoto, non c'è nessuno. Aia! Mamma! Non ci posso credere! Sophie, sei tu? Sì, e allora? Hola, estrellitas! Io sono Molly e Sophie non c'è! Ehi, mamma, io ci sono! Sono qui! Sì, ok! Vi facciamo il saluto! No, allora, Sophie c'è, però non si vede perché... storia, adesso vi spiego. C'è ma non si vede. E insieme siamo Las Lunas. Ok, allora adesso vi devo spiegare un attimo come faccio a spiegare. Sedetevi e prendetevi qualcosa da bere perché è una storia incredibile, incredibile. Sophie è qui vicino a me da qualche parte perché io... Dietro di te. Ok, Sophie, io non ti vedo. Comunque, è successo questo. Eravamo andate giù nel pratone a giocare qui a casa nostra e volevamo giocare alla palla, non si trovava la palla, io me ne sono andata. E come al solito, Sophie, quando ti lascio da sola, conviene sempre qualche guaio, Proprio così, dovete sapere che quando gli occhi della mamma non vedono, succede sempre qualche guaio a casa Las Lunas. Ehi, non è vero! Sì, invece è proprio vero, mia bella Sophie. No. Adesso fammi spiegare, ovunque tu sia, che cosa è successo. Allora, non so se ci crederete, ma Sophie è invisibile! Non c'è bisogno che fai lo spelling. Capiscono. Comunque, per me è una cosa che ancora non ci credo, Estrellitas. Vuol dire che lei è diventata trasparente perché ha trovato nel prato, mentre io non c'ero, una bottiglia che sembrava acqua. Ma invece Sophie non era acqua. Lo vuoi capire che tu non devi bere le cose che non sai? Io avevo troppa sete, pensavo che quella era acqua. Insomma, non dovete accettare caramelle dagli sconosciuti, acqua dagli sconosciuti, niente di niente! Ma non me l'ha data nessuno quell'acqua, l'ho trovata per terra. Va bene, non prendete cose che non sono vostre, perché cosa è successo? Che Sophie ha avuto la bella, bella idea. E comunque, se qualcuno di voi ha già visto il video, che ve lo lascio qui, eccolo qui, Sophie che beve la pozione misteriosa e diventa invisibile, e se qualcuno l'ha già visto e sa cosa è successo, scrivete qui sotto: io lo sapevo, l'avevo già visto. Se invece tu non l'hai ancora visto, vai a vedere il video e poi ritorna in questo video, o prima vedi questo video e poi ti guardi l'altro, non importa. Comunque l'importante è che riusciamo a capire che cosa è successo per riuscire a risolvere il problema, e per riuscire a risolvere il problema abbiamo bisogno della vostra forza, Estrellitas, che siete le nostre stelline, siete voi Estrellitas, e quindi lasciateci la vostra forza, iscrivetevi, cliccate la campanella e lasciateci un mi piace, così forse Sophie potrà riapparire tra noi. Oh! Concludendo questo discorso, che mi sembra di essere da sola, Sophie ci sei? Ci sono! Ok, c'è ma non si vede. Il discorso è che rivolgo mia figlia, anche perché Sophie ti è andata proprio bene oggi che non sei potuta andare a scuola. Sì, avete capito bene, Sophie non è potuta andare a scuola oggi. E perché? Perché mica poteva andare a scuola, poi la maestra fa l'appello. Sophie Las Lunas,
Presenti! Non c'è nessuno, non si vede nessuno. È bella la vita, Sophie, vero che sei dovuta rimanere qua? Però, Sophie, mi avevi detto che facevi i compiti. Siamo sicuri che tu stia facendo o che tu abbia fatto i compiti? Sì, infatti adesso sto facendo i compiti. Adesso stai facendo i compiti? Sì. Ah, ok. Allora, Sophie è seduta lì, dove c'è il tavolo. Mi sembravi un po' vicina, però. Dice che è seduta lì. Andiamo a vedere. Viaggio d'arte in Lombardia. 14 cappelle fronteggiano la via sacra a Varese, che si snoda per 5-2 chilometri. Bravo. Che noia! Oh, non voglio più studiare! Stavo dicendo brava Sophie! Dai, devi andare avanti. Allora, Estritas, io vado a cucinare e voi guardate Sophie mentre studia. Guardate, volevo dire, non si vede niente. Sophie, tu vai avanti così io sento la tua voce. Certo! E so che stai studiando. Ok, Estritas, mi raccomando Sophie. Ritorno qui fra 10 minuti. Sì, sì. Brava. Circa 2 chilometri dal basso verso il monte dove... Io in realtà non leggo. Oh yeah! Estreitas, però è divertente essere invisibile, perché così posso non andare a scuola. E di questo ne sono molto felice. Oh yeah! Però devo lo stesso studiare, quindi... Estreitas, questa è la mia mano. Ma voi mi vedete, Estreitas? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi ora non sono più invisibile. Ma aspetta, aspetta! Io mentre stavo parlando avevo fatto questo gesto qui. E mi sa che è questo segno che mi ha fatto riapparire. E se forse, se io lo rifaccio, posso diventare invisibile. No. Ho capito, in senso contrario. Proviamo. Ha funzionato! Sono invisibile! È bellissimo, così posso diventare... posso riapparire quando voglio io. Così questa casa la posso usare ancora per non andare a scuola, quindi non lo dirò a mamma Moni. E quindi resterò invisibile davanti a lei perché io non voglio andare a scuola, è noiosa la scuola. Però adesso posso andare in cucina da mamma Moni e fargli degli scherzetti, se anche prima potevo, ma fa niente. Mi sto alzando. Adesso vado in cucina a spiare mamma Moni. Shh, non le dite niente, mi raccomando. Sophie, sto vedendo che cosa abbiamo. Un po' di tortellini. Dovrei avere anche delle uova in frigo. Fammi vedere. Eccole qua, allora, qui ci sono le uova, tortellini di qua, faccio le porzioni, vediamo un po', così vediamo quanti... Ti vanno bene, Sophie, stai studiando? Sophie? Ho fatto... ma non mi risponde, ho fatto un po' le porzioni così... Ma io qui avevo lasciato le uova, ma le controllo forse in frigo. Cioè, mi sembrava di averle prese. Ma qui in frigo non ci sono, ma com'è possibile? Ci sono i fantasmi qui? Aspetta un attimo, Sophie! L'unico fantasma che c'è in questa casa sei tu! Estreitas, voi avete visto qualcosa per caso? Scrivetelo qui sotto nei commenti e lasciatemi un mi piace, ma lasciatelo a me e non a quella birichina di Sophie. Sophie, vorrei proprio sapere dove ti nascondi. Bello essere invisibili e fare gli scherzi alla mamma, non si fa. Stai studiando o sei qui in cucina con me? Dimmi la verità.
Batti un colpo se ci sei! E sto studiando! Sento una voce che viene da là, dice che sta studiando. Sì! Ci devo credere? Sì, sì! Vabbè, fra 5 minuti si mangia, lavati le mani se sei capace di lavartele! Ok, vado! Allora, i casi sono due. O è Sophie che mi sta facendo gli scherzi, oppure sono io che ho la memoria che già non funziona bene, infatti mi chiamano Dory Dory, o come il pesciolino di Nemo, quello che si dimenticava tutto, vabbè. Oppure non ci vedo più bene neanche con gli occhiali, forse mi stanno dando anche un po' fastidio effettivamente. Mamma mia, sono un po' stanca, si vede che... scusate, ma questa situazione mi sta mettendo dura prova. Vabbè. Ma i miei occhiali... Scusate un attimo, li avevo messi proprio qui. Me li sono tolta un secondo fa, quindi non è possibile che io sia pazza. Sophie? Sei di là in bagno? A lavarti le mani? Non mi risponde. Allora mi sto sognando tutto? Oppure Sophie, tu sei invisibile, quindi sei stata tu? No, vabbè Sophie, lo so che sei tu che mi fai gli scherzi. E sono stufa di questa situazione di essere... Sophie, mi stai tirando i capelli? Allora sei qui, fatti vedere, dove sei? Sophie, Sophie, dove sei? Ai! Ai! Allora sei qui! Oh no! Eccoti qui! Sophie! È stato molto divertente! Vieni qua, fatti abbracciare il mio amore! Credevi di essere pazza! Dai però, basta fare questi scherzi! Adesso dobbiamo mangiare! Oh, Stritas! Oggi con questo video sto impazzendo, non ce la faccio più. Sophie, vorrei tanto che tu tornassi visibile, per favore. Non è bello per una mamma avere una figlia inesistente. Dobbiamo trovare una soluzione. Allora, Estritas, se voi avete qualche idea, potete scriverlo qui sotto. Ci sarà pure un modo per far tornare Sophie normale. Anche perché se no nel video mi vedo solo io, la Slunas invisibile, la Slunas Moni, e Sophie non c'è. Uffi, aiutatemi voi, Estrellitas. Niente, stavo pensando a una... Adesso si mangia. Una soluzione. Adesso si mangia. Estrellitas, eccomi qua. Io e mamma Moni abbiamo appena finito di mangiare. E intanto da voi mi faccio vedere perché mamma Moni è di là e quindi non mi può vedere che sono visibile. Allora, stavo pensando tutte le cose che posso fare a scuola e che domani voglio andare a scuola. Voglio sfruttare questa cosa mia di accomparire e scomparire. A scuola ho in mente di essere invisibile in dei certi momenti. Tipo, potrei vedere se ci fosse qualche verifica e guardare le risposte, così farò zero errori. Oh yeah! Ma non solo quello, posso vedere che cosa dicono su di me, anche vedere che cosa dice la mia migliore amica su di me, così scoprirei se è davvero la mia amica. Perché io con questi poteri che ho di essere invisibile e di essere visibile posso trasformarmi, cioè essere invisibile, andare dalle persone e senza che loro mi vedano sentire quello che dicono su di me o vedere altre cose, così sarei una spia perfetta. Però adesso mi devo mettere il pigiama e per non farmi vedere da voi, per avere privacy, diventerò invisibile così non mi vedrete. 3, 2, 1, via! Estrellitas,
Mi sto finendo di mettere il pigiama. Fra qualche secondo sono pronta. Dovete solo aspettare per poco tempo. Eccomi con il mio bel pigiamino. E comunque, Strigita, ho deciso che non vado a scuola perché comunque non c'ho voglia di andare a scuola a studiare, perché comunque se io vado a scuola dovrei anche studiare. Se anche sarebbe stato molto bello sentire quello che avrebbero detto gli altri, però fa niente, bisognerebbe studiare e io non voglio, quindi Sofì! Cosa? Ora chi è che glielo dice? Dice cosa? Cosa mi devi dire? Niente! Guarda che se non me lo dici lo chiedo subito alle Strigitas. E poi a Strigitas vi dico subito, adesso tu mi devi spiegare tutto, ma intanto faccio una pausa per dirvi di andare sul nostro Instagram, che è laslunas.official. Ok, dimmi che cosa è successo. Allora, ho scoperto che potevo sia diventare invisibile sia diventare visibile. Che cosa? Cioè, tu mi stai prendendo in giro da tutto il giorno? No, non da tutto il giorno. Da quando ho iniziato... da quando ti ho fatto lo scherzo. Ho iniziato a farti gli scherzi. Allora sei stata tu a farmi gli scherzi di là in cucina, che io sembro una pazza che non trovo le cose. Eh sì, te l'avevo detto. Quindi hai anche i miei occhiali? Sì. Dammeli. Ok. Ecco lei. Grazie. Dai. Ok, quindi tu hai scoperto tutto e puoi ritornare visibile e invisibile? Fammi vedere, signorina. Sì, ti faccio vedere. Quindi tu domani puoi andare a scuola. Sì. Fammi vedere questa magia, dai. Allora, adesso diventerò invisibile. Vedi? Sofì, io ti vedo. Ti vedono tutti. Rifallo, dai. Ok, perché prima funzionava, te lo giuro. Mi stai prendendo in giro? No, te lo giuro. Ok, vedi? Sono invisibile. Non funziona! Ti direi che... Sofì, io ho capito cosa è successo. Oh. Evidentemente tu eri invisibile per 24 ore. E quindi adesso è svanito l'effetto di quella pozione. Ma io ci riuscivo a fare così. Così diventavo invisibile, così diventavo invisibile. E invece non funziona più e io sono contenta! Finalmente! Sofì, niente, è svenuta qui sotto. Ma adesso... Non voglio tornare a fare! Vi faccio vedere... Pubblica! Che questa qui... Sempre... Non voglio tornare a scuola! Cioè, sempre deve svenire, ma è normale? Non sono svenuta, sto parlando. Ti supplico non farmi andare a scuola! Plico, ti supplico! E invece non supplicare, perché tanto domani andrai a scuola! Ah, ebbene sì! Vabbè, mentre Sofì è per terra, come al solito, questo video è finito così, per terra... Volevo dire, ma vi piacciono i nostri pigiamini uguali? Dai, vieni Sofì, salutiamo tutti, facciamo vedere i nostri bei pigiamini. Guardate che carine che siamo. Ma io invece sono contentissima che finalmente sei ritornata e ti posso vedere sempre. E allora adesso vi mandiamo tantissimi besitos invisibili o visibili. E comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao. E se vi è piaciuto mettete un like. Ciao. Iscrivetevi, cliccate la campanella. Dlin-lan.